Siamo con Loredana Micheli, presidente della Gran Sasso Rugby. Con lei cominciamo a parlare della partita di oggi. Una presidentessa che abbiamo visto a bordo campo particolarmente emotiva su una partita tiratissima fino agli ultimi minuti. Che impressione ha avuto di questi ragazzi oggi? Beh, senz'altro è stata un'ottima partita. Il primo tempo l'abbiamo dominato, sono stati sempre entro i 22 del Brescia, però non sono riusciti a concludere. Questa seconda parte di campionato, così come è successo per l'anno scorso, ci serve soprattutto per far crescere i ragazzi. Quindi ho visto, insomma, delle buone cose, delle ottime cose. Per quanto riguarda questa fase, voi ovviamente non potete più retrocedere, quindi vi siete levati un bel peso sulle spalle, si può giocare in maniera molto più serena, ma le vostre aspettative quali sono? Come vi volete classificare? Ma guarda, sinceramente non abbiamo molte aspettative. I nostri obiettivi all'inizio dell'anno, il nostro obiettivo all'inizio dell'anno era proprio quello comunque di rimanere in Serie A. I ragazzi lo hanno portato a termine tranquillamente, non tranquillamente, però insomma in maniera egregia. Adesso noi non ci aspettiamo niente perché, come ti dicevo prima, questa parte del campionato ci serve solo a far crescere i giovani, quindi tutto quello che riescono a fare è tutto buono. A proposito di giovani, lo scorso sabato nell'Aquilano chi ha accompagnato i bambini nei campi da rugby ha trovato una bellissima sorpresa, ovvero che la Gran Sasso è tornata finalmente a partecipare ai concentramenti regionali col mini rugby a Piazza d'Armi con l'Under 12, a Centicolella con l'Under 10 in collaborazione con le altre società. Ovviamente i numeri per ora sono contenuti, però è un bel segnale. Sì, è vero che i numeri sono contenuti. Noi stiamo lavorando molto all'interno delle scuole del comprensorio, soprattutto con la scuola di San Demetrio, che è molto vicina al campo, in modo da implementare questi numeri. È vero, adesso i bambini sono pochi e noi spesso li uniamo insieme ai bambini di San Buceto per riuscire a fare una squadra. Però è molto importante ricominciare dal vivaio perché è il futuro di ogni società. Unire due squadre per far giocare i concentramenti è una cosa abbastanza frequente. Tutte le società che si possono ritrovare con qualche bambino in meno lo fanno per far giocare tutti a rugby, però la vostra collaborazione con il San Buceto è sempre più rafforzata. Sì, con gli amici di San Buceto noi abbiamo ormai un rapporto che dura da 6 anni, da subito dopo il terremoto. E la squadra che gioca in Serie C, che ha il nome della Gran Sasso, ha per la maggior parte giocatori di San Buceto, nella zona del Pescarese e del Chietino, e ci sono anche dei ragazzi che partono dall'Aquila e si allenano lì e giocano lì. E così la 18, perché insieme ad Antonio Angelone, il presidente del San Buceto, e agli altri dirigenti, abbiamo pensato che fosse per i ragazzi un'opportunità di crescita, per i ragazzi sulla costa un'opportunità di crescita. Tant'è che con noi giocano dei ragazzi di Pescara, quindi Moscufo che è giovanissimo perché fa il quinto superiore, e poi Alberto Santavenere che comunque sono diversi anni che gioca con noi. E quindi speriamo che possa essere un trampolino di lancio e anche una maniera per invogliare i ragazzi a giocare a rugby anche nel Pescarese, dove la tradizione non è quella che c'è nell'Aquilano, proprio perché hanno poi la possibilità magari di giocare in Serie A e quindi hanno questa possibilità che gli offriamo, insomma. Presidente, un'ultima domanda. Se dovesse esprimere un desiderio per il prossimo anno, cosa chiederebbe? Per il prossimo anno, beh, è difficile. Io per il prossimo anno chiederei di avere un capitale abbastanza cospicuo in modo da poter rinforzare la squadra, perché sappiamo, i ragazzi per primi che scendono in campo ogni domenica si rendono conto che ci sono delle figure che andrebbero rinforzate, delle posizioni che andrebbero rinforzate, e vorrei riuscire a fare un ottimo campionato. E dietro di noi sta succedendo qualcosa, no? In termini di cantierizzazione qui degli impianti, state costruendo qualcosa? Sì, a breve partiranno i lavori per la clubhouse e per gli spalti. Il comune ha già da tempo appaltato i lavori, dovrebbero cominciare a breve.
Il rugby Brescia oggi ha fatto risultato a Villa Sant'Angelo contro la Gran Sasso Rugby, una partita che per buona parte è stata ferma sullo 0-0, poi si è sbloccata. Si è sbloccata nel secondo tempo, dopo secondo me un primo tempo combattuto comunque con tutte e due le squadre che hanno cercato di attaccare, poi si è sbloccata nel secondo tempo, noi abbiamo preso a brivio dopo la metà di intercetto secondo me di Pedrazzani e abbiamo tenuto bene il risultato pur cercando sempre di attaccare. Secondo me oggi le due squadre si sono affrontate a viso aperto, come anche nello spirito di questa fase del campionato, e ho visto comunque del rugby, con magari tanti errori però con tanta voglia di giocare da parte di tutte e due le compagini, quindi noi siamo soddisfatti, sapevamo che era una partita difficile, lo è stata, onore al merito delle due squadre che secondo me hanno dato un buon spettacolo, almeno per quanto riguarda la combattività. Nella fase più concitata della gara, ovvero il finale, la vostra mischia ha dimostrato di tenere maggior carattere e quindi probabilmente grazie a questo fondamentale siete arrivati alla vittoria. Sì, diciamo che nella seconda parte della gara noi abbiamo fatto dei cambi davanti, cioè avevamo una squadra un po' più proiettata alla corsa nel primo tempo, nel secondo tempo ho appesantito la mischia per avere un po' più di solidità sulle fasi di conquista, questo ha pagato, ecco, perché effettivamente le ultime mischie sono state dominanti, poi c'è stata la metà tecnica che è quella che poi ha sancito il risultato finale. Ecco. Secondo lei chi saranno i protagonisti di questa fase promozione nel vostro girone Serie A? Allora, le squadre che sembrano più attrezzate, che sembrano dai risultati adesso, sono la Capitolina, Firenze e Recco. Noi Recco l'abbiamo già incontrato due volte, è una squadra che la conosciamo, sappiamo che è una mischia molto forte, che è una squadra ben organizzata, che è già più di 3 o 4 anni che fa i playoff, per cui ci sta. Il Firenze e la Capitolina secondo me sono squadre attrezzate, però noi avremo tante partite in casa, vogliamo far bella figura, vogliamo far crescere i nostri giocatori. Io penso che tutte le 6 squadre, compresa l'Accademia che non bisogna dimenticare, daranno filo da torcere agli avversari, quindi sarà comunque un girone equilibrato. La vostra squadra, la vostra società nel panorama lombardo vivono di fianco a quello che è Calvisano, che ormai è un gigante del rugby italiano. Qual è il vostro rapporto con questa squadra? È un punto di riferimento e invece, oppure vi mette in difficoltà su alcuni aspetti? No, noi di problemi con Calvisano non ne abbiamo. Noi dobbiamo pensare al nostro progetto sportivo, che è un progetto di crescita. Vogliamo riportare Rugby Brescia, che è una società storica comunque nel panorama del rugby italiano, al ruolo che le compete, soprattutto nella formazione dei giovani. Quindi con Calvisano non abbiamo nessun tipo di problema, ecco, c'è una buona convivenza, ci sono giocatori che hanno giocato sia di qui che di là, perché comunque le società sono molto vicine, ma non abbiamo nessun tipo di problema. Ecco. Pensiamo al nostro progetto sportivo, che è un progetto importante e richiede tanto impegno da parte nostra. Siamo con un gruppo di giovani della Gran Sasso Rugby, appena reduci dalla partita con il Rugby Brescia, purtroppo è arrivata una sconfitta. Allora chiediamo innanzitutto di presentarsi, così conosciamo anche questi ragazzi. Luca Angelone. Che ruolo giochi? Mediano di mischia. Io Antonio Caione. Nicola De Santis. Oh, ragazzi, allora chi è che vuole raccontarci una partita particolare? Perché il primo tempo finito 0-0 con un campo che non è fangoso è particolare nel rugby, no? Beh, significa che è stata combattuta la partita. E in questi casi si vede il rugby vero, perché se la partita è 0-0 dal primo tempo significa tante, come si dice in aquilano, mazzate, no? Quindi, poi non lo so che è mancato qualcosa per far arrivare i punti, però l'atteggiamento c'è. Antonio, secondo te dove è stata deficitaria la Gran Sasso? Dove avete perso oggi? Ma oggi è stata una partita che comunque si è decisa su episodi, non c'è stata una squadra che ha dimostrato una netta superiorità. E noi abbiamo fatto... ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo giocato al meglio, siamo stati forse un po' poco cinici in alcune situazioni nei loro 22, perché specie nel primo tempo ricordo una lunga azione in cui siamo stati per buoni 10 minuti nel loro campo, nei loro 22, non siamo riusciti ad andare a segno, a portare punti, quindi forse dobbiamo cercare di essere un po' più cinici lì quando entriamo in zona punti. Per il resto però credo comunque sia una buona possibilità per noi giovani di crescere, una grande occasione di confrontarsi comunque con squadre sicuramente di alto livello che esprimono un buon rugby e per noi è una giusta occasione di crescita. A proposito di giovani e di crescita, la stagione è ampiamente iniziata, ma qual è stato l'impatto con questa Serie A? Beh, sicuramente è stato bello perché anche gli allenamenti sono di alta qualità e quindi possiamo innalzare il nostro livello, anche dal punto di vista fisico abbiamo iniziato a lavorare molto di più per riuscire a stare a livello della Serie A,
L'impegno è sempre costante, ci alleniamo sempre per appunto raggiungere questi traguardi, insieme anche agli altri ragazzi della squadra cercheremo appunto di migliorare in questa seconda parte di pool promozione. Come si sta a Villa Sant'Angelo? Beh, bene, diciamo c'è un buon campo, sì, ci divertiamo, poi bello pure l'impianto, comunque spogliatoi, tutto, si sta bene. Torniamo da Angelone, che se non sbaglio ha avuto esperienze anche in Emilia, no? Sei stato a Parma, come mai lì, come mai qui, qual è la differenza tra Parma e l'Aquila e la Gran Sasso? Beh, tutte e due belle realtà rugbistiche, però l'ambiente che si respira alla Gran Sasso è proprio l'ambiente casereccio, proprio di famiglia, il vero rugby che ci piace a noi, quindi fatto di cene, tutta, siamo più che una squadra, io mi considero parte di una famiglia, mi hanno accolto benissimo quest'anno e mi hanno fatto sentire pressione di niente, quindi in Emilia invece più rugby, diciamo un po' più alto livello, perché loro puntano molto sul fattore rugbistico puro, cioè in campo e poi fuori non c'è, comunque la famiglia, però non è sentito così come all'Aquila. Caio, neanche tu hai vissuto delle esperienze fuori dall'Abruzzo, no? Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, sono stato un anno nell'Accademia Zonale Federale a Roma e sicuramente era un ambiente un po' più professionistico, azzardo questa parola, ma diciamo eravamo tutti pari età, era una giovanile, una bella esperienza sicuramente, però l'ambiente Gran Sasso è sicuramente più familiare, più siamo amici prima che compagni di squadra. E anche io che sto qua già, questo è il mio secondo anno, quindi non sono l'ultimo arrivato, diciamo il penultimo, però anche io sono stato accolto benissimo da tutti quanti, dalla società, all'allenatore, ai compagni, non c'è mai stato, non ho mai avuto difficoltà, un ambiente proprio perfetto. Certo, giocare anche senza la pressione di un girone retrocessione, ma stando in un girone promozione è più facile, no? Certo, siamo più tranquilli, possiamo provare meglio ciò che alleniamo durante la settimana, quindi possiamo stare tranquilli, comunque non abbiamo grandi pressioni, che per noi è fondamentale per esprimerci al meglio, per stare tranquilli. Infatti, come anche oggi abbiamo visto, abbiamo osato molte volte, e a volte sbagliando, a volte facendo la scelta giusta, ma comunque siamo stati con la tranquillità di stare appunto nel pool promozione, quindi di provare a dare il meglio di noi e esprimerci al meglio. Allora, facciamo un'ultima battuta, un ultimo pronostico. Rapidamente, secondo voi chi del vostro girone poi andrà a fare playoff? No. Queste statistiche le lasciamo a voi giornalisti, noi pensiamo a giocare, non ci sbilanciamo in questo senso. Edoardo Vaggi è stato l'allenatore che ha accompagnato i ragazzi a Centicolella. Per la prima volta dopo anni si rivede la Gran Sasso nei concentramenti Under 10 e Under 12. Under 8 e anche Under 6. Un lavoro che dura ormai da svariati mesi, è stato ospite della nostra prima puntata di Palla Ovale. Allora, com'è andato in questo frangente? A parte, diciamo, l'aspetto emozionale, che per una prima partita di rugby è sempre molto importante, e è andata molto bene, sono contentissimo sia per l'entusiasmo che hanno messo i ragazzi e per il modo con cui hanno affrontato la partita, e sia per i genitori, che sono rimasti contagiati molto positivamente e probabilmente porteranno altra gente. E per un primo passo è stata veramente una bella giornata. Un lavoro fortemente aderente al territorio, come ha detto il presidente Loredana Micheli, ma dopo tutto questo periodo di esplorazione, quello che chiediamo è: esiste in quest'area abbastanza gente, abbastanza persone per poter costituire un settore giovanile florido? Ma secondo me sì, noi in questo primo anno abbiamo messo le basi dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista pratico per poter fare qualcosa di serio. E molto dipenderà dal lavoro di quest'estate, dal reclutamento e poi vedremo, però secondo me l'anno prossimo ci sono le condizioni per fare
un reparto completo di mini rugby all'under 6 e all'under 12 senza problemi di sorta. In quanti lavorate sul settore mini rugby della Gran Sasso? Solo io sono, diciamo, un po' il responsabile, poi ci sono dei ragazzi che mi stanno aiutando molto, Stefano Paolucci è un ragazzo molto giovane però si sta mettendo in ballo e mi sta aiutando tanto, poi c'è Marco Brandizzi che ha esperienze anche con, diciamo, i seniores e anche lui è molto bravo con i bambini, e poi c'è Andrea Lofrese che, diciamo, è la nostra punta di diamante come giocatore di prima squadra e ci dà una mano sul campo. I ragazzi sono molto contenti ed è un bel valore aggiunto avere. Mi viene una battuta, viene una battuta orripilante, vi dà una mano perché l'altra è infortunata, no? È ingessata. Ce ne può dare solo una. Non riesce agli uomini di Mercier l'impresa in terra veneta. Nell'ultima giornata del campionato di rugby eccellenza, l'Aquila Rugby Club infatti viene sconfitta a Padova con il punteggio di 26-7. L'Aquila conferma comunque l'ottima striscia di prestazioni chiudendo il primo tempo sul punteggio di 5-7 in virtù delle mete realizzate da Luca Nostran per i locali e da Giancarlo Carnicelli per l'Aquila, trasformata dal solito Alberto Bonifazi. Nel secondo tempo il pilone romeno degli abruzzesi, Vlad Badalicescu, rimedia un giallo al quinto minuto, lasciando i compagni di squadra a giocare in 14. I padroni di casa sfruttano la situazione con l'apertura Andrea Marcato e con il centro Andrea Bettin, che realizzano due mete trasformate dallo stesso Marcato. Gli uomini di Cavinato ipotecano la vittoria in questi pochi minuti, realizzando la meta del bonus al 30° con il tallonatore Vincenzo Delfino. Ancora una sconfitta per i neroverdi, ma la differenza nel morale è evidente, dopo le buone prestazioni viste in campo contro il Viadana e il San Donà in casa. Notizie dell'ultima ora. L'Aquila dice addio al prima linea marsicano Dario Subrizzi per motivi personali. Il giocatore, in neroverde da 7 stagioni, aveva già parlato con la società a inizio campionato, comunicando le proprie difficoltà in termini di impegni professionali. Addio anche al terza linea Davide Ciotoli, già aggregato alla Prorecco Rugby, la formazione ligure che milita in Serie A, punta infatti dritta ai playoff promozione. Siamo con Antonio Rotellini qui a Paganica. Da qualche tempo a questa parte è cambiata la società, ci sono diverse novità, allora vorremmo sapere qual è l'aria che si respira adesso qui all'Enrico Jovinetti. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questa intervista. L'aria che si respira è un'aria sana, se posso dire così. Ci siamo impegnati tutti, stiamo impegnando molto per fare in modo che questa società vada sempre più avanti. I risultati stanno anche dando ragione, vediamo anche che il paese si sta riavvicinando in modo concreto a questa squadra qua. Abbiamo fatto grossi progressi per quanto riguarda i giovani, perché insomma bene o male riusciamo a fare tutte le formazioni, adesso siamo arrivati anche a completare l'ultima che ci mancava, quindi insomma è un grosso impegno però di grossa soddisfazione. Stiamo anche divertendo. Completare l'ultima, stiamo parlando dell'Under 14 che adesso con queste bellissime giornate i ragazzi ricominciano ad affacciarsi al campo, no? Sì, assolutamente. Abbiamo partecipato anche alla settimana dello sport, quindi a scuola, quindi c'è stato un interesse veramente forte dei ragazzi e quindi speriamo che sempre più giovani si avvicinino, anche perché la 14 è fondamentale, no? Tu mi insegni che insomma dopo il mini rugby la 14 è il primo gradino per avere poi la sicurezza di continuare ad assicurare sviluppo alle altre formazioni.
Faccio la stessa domanda che ha fatto a Loredana Micheli, che è il presidente della Gran Sasso Rugby. Se dovesse esprimere un desiderio per l'anno prossimo, cosa chiederebbe? Ma a me il desiderio più grande è forse un po' la vicinanza delle istituzioni, ma parlo più di istituzioni rugbistiche, cioè la federazione e quant'altro, perché per il resto, ripeto, io sono soddisfattissimo dell'ambiente che ho trovato, delle persone che si stanno impegnando, stiamo facendo veramente delle belle cose, quindi di questo sono soddisfatto. Sono arrivato da pochi mesi, quindi magari così mettere insieme un po' di rapporti, no? con la federazione eccetera, forse sarebbe la cosa più importante, forse è l'aspetto sul quale dobbiamo lavorare un po' per cercare anche di ricucire questi rapporti. Qual è la situazione che ha trovato qui a Pagani, che è appena arrivato? Noi ci siamo dati subito da fare, abbiamo ristrutturato gli spogliatoi, quindi adesso sono completamente nuovi, avevano bisogno veramente di una risistemazione. Abbiamo fatto un direttivo nuovo, il vecchio direttivo si è presentato dimissionario, stiamo cercando di recuperare un po' qualche falla che c'era, però insomma la situazione insomma, sta cambiando notevolmente. Mi piace sottolineare sempre che sta cambiando, perché vedo i ragazzi che vengono sempre più volentieri, vengono sempre più numerosi, sono interessati, si divertono loro e ci divertiamo anche noi. Sergio Rodellini, allenatore del Paganica Rugby. Oggi Paganica purtroppo è uscito sconfitto tra le mura amiche dello Jovenitti contro il Civitavecchia, un avversario che si era già dimostrato ostico nella prima fase del campionato. Che partita è stata oggi? C'è il fatto che abbiamo perso con il Civitavecchia, ma è una squadra sicuramente che è attrezzata per fare il salto di categoria. Abbiamo fatto le due partite della pool promozione contro le due squadre vincenti dei rispettivi gironi di prima fase, però secondo me da queste due partite noi ne usciamo veramente bene, pure i ragazzi cominciano ad acquisire la consapevolezza di essere competitivi anche in un girone promozione, perché tenere testa sia al Benevento là in casa, dove io quella è una partita che recrimino un po' di più, perché abbiamo concesso loro alcuni errori nostri che hanno inficiato anche il risultato della partita. Contro il Civitavecchia noi abbiamo tenuto ottimamente la situazione del campo del primo tempo. Poi ci sono state delle situazioni che al secondo tempo dopo non avevamo più la situazione di essere competitivi nelle fasi di conquista, ti parlo di mischie e touche, e da là è iniziato un po' la partita, è passata in mano del Civitavecchia. E noi abbiamo fatto quello che potevamo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anzi anche a fine partita abbiamo parlato di quello che è stata questa partita. E secondo me è stato un ulteriore tassello a convincersi che loro veramente possono dire la loro in questo girone. A proposito di tassello, l'obiettivo di inizio stagione era, ovviamente l'avete dichiarato, la salvezza, che è arrivata con largo anticipo, riuscendo a passare il primo girone di questa Serie B. Adesso però vi potete divertire un po' di più, potete sperimentare, mettere in campo, dare molto più spazio ai giovani, no? Nonostante, le voglio dire, gli 8 punti di penalizzazione, che era una cosa che gravava a livello di classifica, e i ragazzi sono stati veramente bravi a recuperarli immediatamente e poi continuare un trend di crescita che ha portato sì alla salvezza già nella prima fase. Il secondo girone, come dici tu, ci permette non di sperimentare, perché noi non è che abbiamo tanto da sperimentare, noi dobbiamo consolidare tutta quanta la crescita che c'è da un paio di anni a questa parte. Continuiamo con un percorso di giovani, non è che ne posso inserire più di tanto, perché li ho inseriti tutti. Okay, è una squadra giovanissima, è la squadra con la media più bassa con la media età più bassa del campionato di Serie B.
Sicuramente però questo girone di promozione ci consentirà di acquisire ulteriore esperienza, però non precludendoci altri obiettivi. A proposito di questo girone, voi l'anno scorso avete partecipato dopo anni per la prima volta a un girone di Serie B, però nel centro Italia. Adesso dovrete affrontare delle trasferte abbastanza ostiche. Allora, avete delle siciliane, insomma, vi preoccupa un po' dal punto di vista logistico andare a giocare lì? Ma questo è un problema più che riguarda la società, noi ci dobbiamo preoccupare della situazione tecnica. Tecnicamente quanto è difficile giocare una partita dopo tutte queste ore di pullman? Andiamo con l'aereo, la società ci concede questa... No, il fatto è... per i ragazzi sono esperienze totalmente nuove, sono ragazzi che sono venuti su da un campionato di Under 20, hanno fatto un campionato di Serie C, l'hanno vinto, sono andati in Serie B, l'anno scorso abbiamo fatto un girone centro-nord dove hanno cominciato a vedere delle realtà diverse, queste sono realtà nuove e penso che per loro sia uno stimolo grandissimo, anche per me, che magari da giocatore... Mi rimettono alla mente un po' di ricordi perché con queste squadre abbiamo fatto sempre belle battaglie. E sono felice che cominciamo a fare esperienza a 360 gradi. Belle battaglie sì, i Campacci l'avete pescati tutti, no? Sì, sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. Adesso la prossima trasferta sarà a Messina, al famoso Arsenale, sarà un pubblico diciamo tra virgolette come quello di Paganica, cioè caldo, è un bel veicolo per fare esperienza.